Sul volo di ritorno dalla Svezia, Papa Francesco ha incontrato i giornalisti e con loro ha toccato diversi temi, dai migranti alla tratta, dalla secolarizzazione al sacerdozio femminile, dalla mondanità spirituale al volontariato in Italia. In particolare, parlando della politica svedese per l'accoglienza dei migranti, che è diventata più restrittiva, ha sottolineato che bisogna distinguere fra il migrante che deve essere trattato con certe regole, perché migrare è un diritto molto regolato, e il rifugiato che viene da una situazione di guerra, angoscia e ha bisogno di più cura. Poi cosa penso dei paesi che chiudono le frontiere? Credo che in teoria non si può chiudere il cuore a un rifugiato, ma anche la prudenza dei governanti devono essere molto aperti a riceverli, ma anche fare il calcolo di come poter sistemarli, perché non solo a un rifugiato lo si deve ricevere, ma lo si deve integrare. Perché qual è il pericolo quando un rifugiato o un migrante, questo vale per tutti e due, non viene integrato, non è integrato, si, mi permetto la parola, è un neologismo forse, si ghettizza, ossia entra in un ghetto e una cultura che non si sviluppa in rapporto con l'altra cultura, e questo è pericoloso.